Il primo ministro italiano che rispetto, che stimo, ha torto di criticare la Commissione a ogni piè sospinto. Non capisco perché lo faccia. Già, ho lasciato il teatro della politica interna da molto tempo, non seguo con attenzione i movimenti. Quindi i riflessi di politica interna in alcuni paesi, ma l'Italia, a onor del vero, non dovrebbe troppo criticare la Commissione. Io accetto tutte le critiche, questo non è il problema, ma devono essere giustificate. Abbiamo introdotto in materia di sorveglianza di bilancio una dose di flessibilità accresciuta contro la volontà di alcuni paesi membri e contro la volontà di quello di cui si dice che domina l'Europa. E l'Italia gode di tutte queste flessibilità. E quindi mi ha molto sorpreso alla fine della presidenza italiana il fatto che Matteo Renzi abbia detto al Parlamento europeo che era lui che aveva introdotto questa flessibilità. No, sono stato io. Io, non lui. Col suo accordo, certo, ma sono stato io. Quindi, coloro che mi hanno aiutato a raggiungere questo accordo non si esprimevano sempre con lingue del sud dell'Europa. Quindi, ecco, teniamoci alla realtà e alla verità. Si insulta la Commissione? Beh, io faccio un po' scivolare su di me le cose oppure metto da parte sentimenti personali, però non crediate che io sono ingenuo, perché non lo sono.